Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Siamo in un posto, vabbè, posso dirvi solo che da oggi si inizia realmente a fare sul serio. Stamattina il mood è questo. Mi sono sempre chiesto da cosa si contraddistingue un vero biker, il vero motociclista, cioè chi è realmente un vero motociclista? Ad oggi per me, avendo vissuto diverse esperienze, avendo vissuto un po' tutto quello che è il mondo della moto a 360 gradi, mi sento di dire che un vero motociclista è colui che guarda con gli occhi, con una passione, una moto, quella curva sul passo, il tempo da battere in pista. La moto è il vero motociclista, è un appassionato che vive di passione, come posso farvi capire più che altro. Beh, ma voi che state guardando questo video siete appassionati quanto me, quindi potete capire quello che voglio intendere. Giustamente vi state chiedendo: ma cosa sta succedendo? Già avete potuto intuire qualcosina, ma rimanete connessi che adesso vi spiego bene tutto nei minimi dettagli. A few moments later. Oggi sarà un video un po' particolare, a parte, beh, già so che le mie condizioni saranno oscene, però sarà anche un po' confusionario, perché in tutto questo, mentre vi spiegherò un po' tutto, noi stiamo continuando a caricare e scaricare camion di gomme, stiamo continuando a fare tutte le pulizie che dobbiamo fare, quindi condizioni oscene, il caldo che ci sta uccidendo. E come potete vedere anche dai giorni in precedenza, che questo è il quarto giorno, abbiamo già iniziato a aprire buona parte, ci siamo già organizzati al meglio. Come avete visto, ho fatto qualche storia Instagram, spoiler, e vi ricordo che vi dovete iscrivere al canale e andarmi a seguire anche su Instagram, perché così non vi perdete nessuno spoiler, questo è importantissimo. Ritornando al succo del discorso di questo video, il motociclista è passione. E qualche anno fa sono stato invitato dalla famiglia di un motociclista che ad oggi non c'è più, che diceva una frase che è famosissima: si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto del genere di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Ed è proprio per questo che, ragazzi, qualche giorno fa è nata l'associazione sportiva dilettantistica BKLF Academy. Avete capito bene, ragazzi, abbiamo fatto l'associazione e, come avete capito anche dal titolo, abbiamo preso un posto tutto nostro. Poi non so nemmeno se il titolo sarà così, io vi ripeto ancora una volta, ci sto provando ad essere uno youtuber serio, ma ho troppe cose in ballo, sto facendo tantissimi progetti, c'è il progetto del TM ancora in ballo, però questo posto lo cercavamo da un anno, un posto tutto nostro, e quindi finalmente posso dire che abbiamo risolto questo piccolo tassello. Adesso dobbiamo sistemare tutto. E quindi, signori, dai che spacchiamo tutto! E da come state vedendo in questo momento, abbiamo caricato il camion e adesso lo dovremo scaricare. Oh, mi aspettavo che cadessero. Aspetta. Non sono cadute. E il nuovo carico di gomme adesso lo sta andando a fare Emanuele. Io adesso mi devo bagnare assolutamente la testa perché si muore dal caldo. Inizierò a sistemare tutta la pila di gomme che sta lì. Qui finiremo. Ripeti. Finiremo di pulire tutta quest'area, metterò tutte le gomme per separare il pistino da off-road con il pistino tecnico e continueremo a pulire tutto questo muro. Dai. Ragazzi, è tosta, perché poi tutta forza lavoro, siamo 3-4 di noi e basta. Però ci stiamo impegnando. Dai. One eternity later. Ragazzi, sono distrutto, veramente provato, si può dire. Fa caldissimo. Diciamo che ho avanzato un bel po' in questi 40 minuti che, ragazzi, sono andati a caricare, sono andati a fare i panini, spero che arrivano al più presto. Sto delirando, devo bagnarmi subito la testa. Vabbè, vi faccio vedere un po'. Questo
è tutto quello che ho fatto in questi 40 minuti. Ho spostato tutte le gomme che erano qui e le ho trasportate lì. Adesso sto continuando a farmi l'altra fila. Abbiamo finito di raccogliere tutto quello che c'era qui e adesso continuiamo anche a delimitare. Appena arrivano i ragazzi con l'altro carico, il ragazzo che ci sta dando una mano sta continuando a pulire tutto quello che è l'aria. Adesso vi faccio vedere. Questo è com'è. Adesso vedrete tra poco come diventerà. Ragazzuoli, non vi ho fatto vedere il pranzo. Abbiamo avanzato, sono arrivati altri 3 camion. Abbiamo terminato tutto quel lato lì. Adesso dobbiamo scaricare l'ultimo camion. Queste sono le mie condizioni. Sono distrutto, tutto lurido. Però sono mega contento, voglio. Manca veramente, veramente poco. Sì, sì. Giorno 5, è il quinto giorno, sei sicuro? Non è il sesto. Giorno 6, ragazzi, tante cose ve le siete perse perché vi dico la verità, fa troppo caldo, stiamo morendo e non c'è minimamente la voglia di registrare. Però c'è tantissima voglia di fare e infatti abbiamo avanzato, abbiamo pulito tutto il lato destro. Vabbè, poi in base al lato in cui guardi c'è il lato destro o sinistro, ma questo è il lato destro o sinistro, Manuel? Destro. Ma questo è un coglione. Vabbè ragazzi, oggi termineremo di sistemare tutte le gomme. Ho appena speso 450 euro per prendere tutte le reti per fermarle. E vabbè ragazzi, stiamo spendendo un bel po' di soldi. Stamattina sono stato in banca, abbiamo creato il conto, abbiamo creato la SD e adesso non ci manca nulla. Anzi, se ci volete supportare vi lascio l'IBAN in descrizione, e così se vi fa piacere di fare una donazione ci saranno tante tante cose da fare. Nel corso di questo video vi voglio far vedere anche un po' i vari lavori e un po' le varie cose che, con le varie ditte con le quali già ho parlato per effettuarli, perché c'è un bel po' di lavoro da fare. Però guardate che spazio, ragazzi, sarà tutto nostro e sarà accessibile. Oh, quanto sei stupido. E adesso, senza perdere tempo, partiamo e iniziamo a sistemare tutta questa fila qui. Ragazzi, noi ci vediamo appena abbiamo finito. One eternity later. Ragazzuoli, un'altra giornata volge al termine. Siamo distrutti. Abbiamo terminato tutto questo lato. Abbiamo terminato tutto quel lato. Ci manca un po' di gomme lì, ma dobbiamo andare a caricare altre gomme. Dobbiamo pulire tutta la zona centrale. Abbiamo pulito tutta la palma e finito di sistemare tutte le gomme anche sul muro grande. Ragazzi, sembra sempre di più prender vita. Adesso devo andare a casa perché non ci stiamo capendo più niente. Il sole veramente distrugge, non è fattibile fare lavori d'estate, assurdo. Ragazzi, abbiamo appena finito il render, sono distrutto, sono sveglio dalle 4:30 stamattina e sì, sono quasi 20, sì, sono 23 ore che sono sveglio. Il render è quasi finito, è finito anche questo episodio, ci becchiamo al prossimo video, alla prossima avventura. Buonanotte, buonanotte. Dobbiamo continuare a fare i lavori.